Buonasera, benvenuti al TG Meridiano di Toscana TV. È giallo sulla morte del cooperante fiorentino trovato senza vita nella sua abitazione a Capoverde. Il servizio Rachele Campi. Si dovrà attendere il risultato dell'autopsia per capire la morte di David Solazzo, 30 anni, trovato morto nell'isola di Fogo a Capoverde. Il giovane dal mese di novembre aveva deciso di trasferirsi nella piccola città di São Felipe, dove lavorava per la ONG Toscana Cospe. Incidente domestico o rapina? Ancora nessuna notizia precisa, la polizia indaga. L'unica certezza è che David è morto per dissanguamento la notte del martedì, sul corpo avrebbe ferite da taglio. Questo è quello che era evidente a una prima ricognizione del corpo, dei tagli, come quello che sappiamo è che sicuramente c'è stata un'importante perdita di sangue che probabilmente ha causato la morte. Questo è quello che sappiamo, tutto il resto sono ipotesi, le ipotesi lasciano il tempo che trovano, però quello che vorrei dare come segnale è che la situazione giù è assolutamente sotto controllo e in buone mani, cioè le procedure sono quelle che sarebbero in Italia, con personale qualificato, ripeto, con un sistema che è quello di un giudice, una procuratrice distrettuale che prende in mano tutta la cosa, che segue le indagini e con cui siamo in contatto e ci terrà informati passo dopo passo. Il console italiano a Praia, Luigi Zirpoli, ha raccontato che Solazzo era stato a cena con degli amici e la mattina seguente è stato trovato morto in casa, dove si crede vivesse da solo. Dolore e sconcerto nella sede della cooperativa di Rifredi. David viene ricordato come un giovane serio e appassionato, un agronomo che era già stato in missione per la ONG in altri paesi, sempre per mettersi a disposizione delle comunità locali. Era, come tutti i nostri cooperanti, una persona che credeva molto nel suo lavoro, molto competente. Lui è un forestale che ha studiato all'Università di Firenze, ha cominciato a lavorare con noi in Angola alcuni anni fa. Io ho avuto la fortuna di fare con lui una missione, la prima missione sua di 2 settimane in Angola, e quindi di verificare anche non solo la sua competenza ma anche la sua passione e la sua capacità di ascolto anche con le comunità locali, ecco. E questo ne fanno una figura veramente preziosa. Per noi è un dolore fortissimo dal punto di vista umano, ma anche un senso di perdita, perché a 30 anni, ecco, lui era una delle persone su cui si poteva contare. Ecco, Un'ultima domanda, voi avete sentito anche la famiglia? Certo, abbiamo sentito ieri, io ho purtroppo dovuto anche dare notizia al padre, alla sorella e alla madre, insomma, li abbiamo formati subito, appena abbiamo avuto notizia noi, in modo che non gli arrivasse attraverso altre fonti. Una squadra dei vigili del fuoco impegnata a Livorno nelle operazioni di messa in sicurezza di un'auto cisterna in sosta nell'area di parcheggio attigua alla raffineria Eni a Stagno. La cisterna contiene 30 tonnellate di metanolo e ha subito la rottura dei sostegni a terra anteriori. Per questo si è appoggiata sul telaio inclinandosi da parte dei pompieri. Sono in corso attente operazioni di travaso del metanolo su un'altra autocisterna. E una neonata di nemmeno un mese ha accusato un malore verso le 5 ed è poi morta a pronto soccorso dell'ospedale di Livorno, nonostante tutti i tentativi di rianimazione. Tra le possibili cause del decesso, la sindrome della morte in culla. È una buona notizia che riguarda una bambina greca di 5 mesi con un'infezione intestinale rara e gravissima. L'enterocolite necrotizzante, tipica dei neonati prematuri come lei, è stata salvata al Meyer di Firenze grazie a un complesso intervento di ricostruzione intestinale. E ora guardiamo la nuova asfaltatura di via Forlanini a Firenze. Villaggio Forlanini lo possiamo definire un cantiere a cielo aperto. Qual è lo stato dei lavori? Beh, certamente uno dei progetti più impegnativi di riasfaltatura e riqualificazione dei marciapiedi. I lavori sono a circa un terzo dello stato di avanzamento, finiremo entro la fine del mese. Si tratta di un investimento di 720.000 euro che riguarda la riasfaltatura di tutte le strade e il rifacimento di tutti i marciapiedi, con l'abbattimento delle barriere architettoniche e anche un'attenzione per quanto riguarda la sicurezza stradale.
stradale, sarà un quartiere tutto a chilometri 30 nel rispetto dei pedoni per la salvaguardia delle persone. È un progetto modello che estenderemo anche ad altri quartieri, atteso da molto tempo, finanziato totalmente con prestiti, perché questo lavoro avrebbe dovuto essere finanziato dal governo con il piano periferie. E purtroppo siamo di fronte all'ennesima presa di giro. Il governo aveva promesso di reintrodurre il piano periferie nella legge stabilità 2019, però i soldi non si vedono. Da prima di Natale avevamo mandato la convenzione, non è arrivato assolutamente niente. Ancora una volta, dunque, parole al vento, impegni che non sono mantenuti. Questo intervento è tutto finanziato dal bilancio del Comune di Firenze con prestiti che noi abbiamo attivato prima della fine dell'anno scorso. Ringrazio le ditte perché hanno fatto un ottimo lavoro e gli uffici della mobilità del Comune, perché Villaggio Forlanini con questo intervento diventa un modello da replicare dal punto di vista della qualità della riasfaltatura, marciapiedi, sicurezza stradale e anche, diciamo, attenzione al decoro. E adesso in studio ci ha raggiunto il collega amico Franco Mariani. Buongiorno Franco. Buongiorno a voi. Ecco, è vero che tu hai scritto un libro molto particolare che è intitolato Tutto vede, niente dice, sempre sorride. Aneddoti e curiosità dei segretari dei cardinali arcivescovi fiorentini. Facciamolo vedere questo libro. Ecco, io ti chiedo subito, ci parli di qualche aneddoto? Certamente, il più curioso è quello che è accaduto al cardinale Antonelli, al cardinale Piovanelli e al suo segretario di allora, che era Don Leonardo Altobelli. Passando per una strada della città di Firenze, il cardinale notò sul muro la scritta "Abbasso i gobbi", a morte i gobbi anzi, e il cardinale, rivolgendosi al suo segretario, disse: "Ma come mai ce l'hanno così tanto con i gobbi che hanno già una loro grave malformazione?" Ecco, il cardinale non sapeva che a Firenze i tifosi juventini sono chiamati i gobbi. Oppure un altro episodio curioso, quando in macchina per una visita pastorale lo stesso cardinale Piovanelli, da poco fatto cardinale, quindi con il suo nuovo abito tutto rosso porpora, con la macchina si fermò in una strada proprio su una curva, e il segretario e l'autista lo misero proprio sulla curva in modo che fosse visto da tutti grazie al suo abito rosso, in modo da non fare incidenti. Ma poi ci sono tantissimi altri aneddoti anche legati all'episodio più triste, che è quello del ferimento del segretario del cardinale Betori nel 2012, appunto Don Paolo Brogi, che lo ricorda questo fatto curioso. Ma poi ci sono anche curiosità legate proprio al lavoro svolto. Si passa da quando non c'era ancora il computer fino ai giorni nostri, con l'agenda che se la curano direttamente i cardinali, mentre prima invece era tutto curato dal segretario. Nuovo rinascimento per il giardino di Boboli a Firenze. Maria Teresa Rabotti. All'interno del giardino di Boboli a Firenze sarà aperta, a partire dall'estate 2020, una gelateria dedicata al Buontalenti. Installate nuove panchine e aperto per la prima volta in maniera continuativa il giardino della Botanica Superiore. Sono questi alcuni tasselli del progetto per il rinascimento di Boboli annunciato dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Heike Schmidt. La grande campagna di rilancio del giardino di Boboli non si limita soltanto al piano verde lanciato già 2 anni fa con l'aiuto di Gucci, il grande piano del restauro botanico, il primo da oltre 80 anni che sistematicamente rimette in piedi tutte le aree del verde. Non si limita nemmeno al piano blu, ovvero il recupero e il restauro delle fontane, ma c'è anche una componente, un piano bianco, cioè le statue, quel piano comprende le statue e l'architettura per renderlo fruibile. E infatti, a parte la tutela, questo rilancio consiste soprattutto in rendere più fruibile
il giardino. Per fare un esempio, abbiamo aggiunto 46 panchine in pietra serena per tutto il giardino. In questa maniera i visitatori possono sedersi, possono ammirare le bellezze naturali. Un altro passo molto importante è l'apertura della botanica superiore, nella quale ci troviamo in questo momento. È la prima volta che regolarmente viene aperto questo ettare del giardino al pubblico. Regolarmente ogni mattina, lunedì a venerdì, qui abbiamo veramente un paradiso di piante esotiche, di tropicali, subtropicali, piante acquatiche, che per molti centinaia di anni, si può dire, era chiuso al grande pubblico, tranne poche occasioni di visite guidate. Adesso sarà aperto per tutti. Chiudiamo con la Mille Miglia, che passa anche da Pistoia. Patrizio Ceccarelli. Venerdì 17 maggio la Mille Miglia attraverserà Pistoia in Monte Catini Terme. Il programma della corsa per il 2019, infatti, dopo la partenza della terza tappa al mattino da Roma, prevede che le 450 auto d'epoca, oltre alle circa 150 automobili sportive partecipanti al Ferrari Tribute to Mille Miglia e al Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge, entrino nel territorio della provincia di Pistoia provenendo da Vinci. La manifestazione è resa possibile dal grande impegno dei membri dell'Automobile Club. La forza della corsa più bella del mondo sta nella rinnovata ricerca dell'incontro con i territori e le realtà locali, ed il paesaggio pistoiese sarà oggetto di attenzione sia a livello nazionale che internazionale. Basta pensare che il marchio Mille Miglia, subito dopo al marchio Ferrari, è il più conosciuto al mondo da parte degli appassionati di automobilismo. Gli equipaggi partecipanti sono stati selezionati tra oltre 700 iscritti provenienti da 41 paesi e da 5 continenti, costituendo così il museo viaggiante più importante al mondo. A Pistoia le auto storiche arriveranno da via Macallè, attraverseranno tutto il centro storico per proseguire poi verso Agliana. L'ACI sta già organizzando gli allestimenti in Piazza Duomo. A Monte Catini la carovana arriverà intorno alle 15, la Mille Miglia percorrerà Viale Verdi e si cimenterà in una prova cronometrica in Viale Tamerici. È la seconda volta in pochi anni che la celebre manifestazione attraversa il territorio pistoiese. La precedente fu nel 2017 per omaggiare Pistoia, capitale italiana della cultura. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.